Madhava ki jai, Shila Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Magari tu in inglese io traduco in italiano. No. Allora capisco l'italiano. Ah sì. Ok. C'è bisogno. Hare Krishna, benvenuti a tutti al quotidiano incontro con lo Srimad Bhagavatam. Oggi leggeremo dal canto decimo, capitolo sedicesimo, tre versi, dal 28, 29 e 30, e insieme partiamo dal 30, che è poi quello che ha la spiegazione. Taci tratandava virugna panasa hashro. Taci tratandava virugna panasa hashro. Raktam mukair uruvamandri pabagna gatra. Raktam mukair uruvamandri pabagna gatra. Smritva charachara gurum purusham puranam. Smritva charachara gurum purusham puranam. Narayanam tamaranam manasha jagama. Narayanam tamaranam manasa jagama. Tacci tratandava virugna panasa hashro. Raktam mukairu urvanam ripabaga gatra. Smritva charachara gurum purusham puranam. Narayanam tamaranam manasa jagama. Grazie.
Un'altra, si vuole cimentare? Urmilla, Alina, no? Tat, di lui, Citra, meravigliandosi, Tandavam, per la danza potente, Virugnam, spezzate, Fanasashra, le sue mille teste, Raktam, sangue, Mukhai, delle sue bocche, Uru, a profusione, Vaman, vomitando, Nripa, Ore Parikshit, Bhagnagatra, le membra spezzate, Smritva, ricordando, Chara, Chara, e tutti gli esseri mobili e immobili, Gurum, il maestro spirituale, Purusam, Dio la persona suprema, Purunam, antico, Narayanam, Sri Narayana, Tam, a lui, Aranam, per rifugiarsi, Manasa, nella sua mente, Jagama, si avvicinò. La traduzione, iniziamo dal verso numero 28. Mio caro re, Kaliya aveva 101 teste preminenti e quando una non si piegava, Krishna, che infligge punizioni ai malfattori crudeli, colpiva duramente quella testa ostinata calpestandolo con i piedi. Agonizzante, Kaliya faceva ruotare le sue teste e vomitava dalle sue bocche e dalle sue narici un sangue orrendo, sperimentando così gli spasmi di un'estrema sofferenza. Verso 29, trasudando residui velenosi dagli occhi, Kaliya osava di tanto in tanto alzare una delle teste che soffiavano pesantemente per la collera. Allora il Signore danzava su quella testa e la sottometteva, forzandola a piegarsi sotto il suo piede. I Deva colsero ognuna di queste esibizioni come un'opportunità per adorare con piogge di fiori la suprema e primordiale persona. Verso 30, caro Re Parikshit, con quella danza potente e meravigliosa, Krishna calpestò e spezzò le mille teste di Kaliya. Alla fine il serpente, vomitando a profusione sangue dalle bocche, riconobbe che Krishna è Dio, la persona eterna, il maestro supremo di tutti gli esseri mobili e immobili, Narayana, e mentalmente prese rifugio in lui. Spiegazione. Il 16° capitolo del libro di Krishna, Srila Prabhupada spiega che mentre Kaliya prima aveva vomitato veleno, ora, esaurito il veleno, cominciava a vomitare sangue, il che significa che era stato ripulito di tutta quella spregevole contaminazione presente nel suo cuore che si era trasformata in veleno. La parola smritva, ricordando, è molto significativa in questo contesto. Le mogli di Kaliya erano state devote di Krishna e secondo gli Acharya avevano tentato spesso di convincere il marito ad arrendersi a lui. Alla fine, trovandosi in uno stato di agonia estrema, Kaliya ricordò i consigli delle mogli e si rifugiò nel Signore. Srila Visvanatha Caravati Thakur spiega che il più grande rivale di Kaliya era sempre stato Garuda, l'uccello che porta Vishnu. Ora però Kaliya aveva realizzato che stava lottando con un antagonista migliaia di volte più forte di Garuda. Chi gli teneva a testa non poteva dunque essere altri che Dio, la persona suprema. Perciò si arrese a lui. Om Magyana Timirandasya Gyananjanasara Kaya Chaksuru Militanginata Smaishri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Sapitamyana Bhutale Svayam Rupa Karamayatam Dadatishva Padantikam Vancha Kalpa Tarubircha Kripa Sindubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora qui per chi non conoscesse la storia, siamo in uno dei passatempi di Krishna, in particolare qui alle prese con un serpente molto particolare, Kaliya, come ci dice il Bhagavatam, ma 101 teste, e lui aveva creato un'atmosfera intorno a lui velenosa, nel senso che nessuno si poteva avvicinare e gli stessi animali quando si avvicinavano
a quello che era diventato il suo regno, morivano uccise dal suo veleno. E quindi Krishna imbarba tutte quelle che possono essere state le paure, i consigli che la gente aveva, lui si tuffa nel lago dove si trova Kalia, questo tenta di avvolgerlo, di ucciderlo, e lui semplicemente inizia a danzare sulle sue teste. Qui già è la della Prabhupada, e qui ci dice: ogni qualvolta lui vedeva un'opportunità, cercava di colpire Krishna, ma lui saltava sulla sua testa, e questo continuo saltellare di qua e di là aveva fatto buttare fuori tutto il veleno che lui aveva. E vediamo che qui è arrivato il punto di addirittura sputare il sangue. E viene fatta questa analogia, no? Qui viene spiegato, dice: finito il veleno, esce il sangue. Questa è una cosa che potrebbe sembrare negativa, ma in realtà poi non lo è così tanto, perché se ci pensate, anche noi nel nostro piccolo, sarà capitato a tutti di avere delle pustole, no? Che hanno del pus dentro, e tu quando sei sicura di aver rimosso questa pus, quando vedi che esce un po' di sangue, quando tutto il veleno, tutto il pus è uscito, è un po' una prova, no? Che viene fatta, quando esce il sangue allora ok, ti sei ripulito. E qui è la stessa cosa che sta succedendo a Kalia, forzato da Krishna, da questa danza di Krishna, lui butta fuori tutto questo veleno, che era praticamente la causa dei suoi problemi. E a un certo punto lui, quando non ha più veleno da buttare fuori, non gli rimane che il sangue. Quindi ha spurgato tutte le cose che erano totalmente inutili, che erano dentro di lui, le ha buttate via. A quel punto non gli rimane che una scelta: o si arrende o muore, in sostanza. Poi vedremo successivamente che lui, invece, ascoltando anche le preghiere delle sue mogli, perché Kalia aveva numerose mogli, queste continuavano a pregarlo di smettere, non era quella la condizione. E in un certo senso viene detto il suo più grande nemico chi era? Garuda. Garuda, questo gigantesco uccello, e gli uccelli normalmente si cibano di serpenti. Quindi mentre con Garuda era in sostanza una lotta quasi naturale, diciamo così, che insomma Kalia riusciva sempre in qualche modo a scampare, a evitare di essere ucciso da Garuda, tant'è vero che Kalia è considerato il re di tutti i serpenti, diciamolo, il serpente quello più potente, più importante. Qui si rende conto che c'è qualcuno che è addirittura superiore a lui. Vediamo come finirà per arrendersi. Allora, noi ovviamente come ho detto più volte, in tutte queste storie in cui Krishna è coinvolto, abbiamo sempre un aspetto bello, piacevole da ascoltare, interessante, che sicuramente allieta il cuore dei devoti ascoltando queste storie, e poi abbiamo di nuovo sempre un aspetto filosofico, che è fondamentale. Krishna quando fa qualcosa lo fa a 360 gradi, non ha solo una parte, quindi lui accontenta un po' tutto. E Kalia rappresenta tutte queste problematiche che noi abbiamo all'interno di noi stessi, e sono quello, tutto questo veleno che è accumulato dentro, di cui spesso non ci rendiamo neanche conto di averlo. Infatti la gente non ha questa comprensione che ci sono delle problematiche, c'è un qualcosa dentro che ci impedisce di manifestare la nostra vera natura. Questo non è che lo dico perché dobbiamo indurre il senso di colpa e di paura nelle persone, ma le persone non sanno, non hanno idea che ci sono una serie di cose all'interno di noi stessi che vengono coltivate, o se non sono coltivate spesso sono anche indotte dalla società in cui viviamo. Cioè si vive in un contesto, si vive in un pacchetto dove tutta una serie di cose sono normali. Allora la gente non pensa a questo. E nel momento in cui tu inizi a pensare qualcosa di diverso, spesso ti catalogano come la persona strana, perché non sei allineato. Allora, c'è lo strano o la strana, voglio dire, a tutti gli effetti, insomma, persone che... Ci sono le persone che sono strane per mille motivi, semmai non hanno proprio voglia, non vogliono partecipare, i pigri, i cosiddetti pigri, o comunque le persone, e quelli non sono quelli che noi stiamo prendendo in considerazione.
ma stiamo prendendo in considerazione quelli che invece iniziano a farsi delle domande. La domanda che un po' tutti noi ci siamo fatti, persone che hanno un certo indirizzo di fanno, è qual è il senso della vita, no? Cioè perché tutto quello che sta succedendo devo farlo, perché devo partecipare a questo. E allora uno incomincia a guardarsi intorno. E nel momento in cui ti guardi intorno e incominci ad avvicinarti a questa conoscenza che noi studiamo, ti rendi conto che c'è qualcosa di diverso. Nel momento in cui ti rendi conto che c'è qualcosa di diverso, inizi a fare delle pratiche e questo veleno incomincia ad affiorare. E devi buttarlo via. Se lo trattieni è un problema. E uno dice, ma bello, no? Cioè, abbiamo identificato un problema, buttiamo. Ma non è proprio facile così. C'era un signore che viene qua lui viene ogni tanto, no? E a un certo punto, più di una volta mi ha detto, no, ma io non vengo troppo, perché se vengo troppo poi devo cambiare. E io ho detto, ma allora non è bello cambiare. E dice, no, ma però con calma, come dire, non voglio buttare via tutte le mie... Ma cosa significa? Hai detto tu che sono cattive abitudini. Sì, però non sono ancora pronto a lasciarle. No? E detto, vabbè, fai come vuoi, tanto qua ci siamo sempre, quando vuoi vieni. Questa è una mentalità che hanno in diversi. O come una volta è venuto qua un ragazzo, è stato per un periodo, e poi mi ha detto, no, io non posso... Amo moltissimo quello che fate, la coscienza di Krishna, ma non posso seguirla. E lui mi ha detto, perché ci sono troppe regole da seguire. Allora gli ho detto, ma quali sono le regole da seguire? E lui mi ha detto, ma ha iniziato a farmi un elenco di regole che andavano dai principi, eccetera, eccetera. Gli ho detto, ma sai, queste regole non è che ti vengono messe perché sono delle imposizioni, perché tu devi cambiare le cose, sono delle modalità che ti aiutano a recuperare la tua coscienza originale. Ho detto, se uno vive già in un certo modo, non le sente questa pressione di queste regole, perché è la normalità. Se voi prendete una persona che sia già su di un livello sattvico, no? Un livello di virtù elevato, e non è che ha bisogno questo qua di andargli a ricordare tutte le regole, non prendere gli intossicanti, non fare questo. Cioè, questo naturalmente fa così. Infatti una volta ero in India con un ragazzo che viene da una famiglia Vaishnava, viene da una famiglia Vaishnava, ma da sempre. Vedete queste famiglie che da sempre sono tra madre e padre e figlio. Allora siamo entrati nel discorso dei principi delle regole. E lui mi ha detto che praticamente ha scoperto tutte queste regole quando poi è cresciuto, è andato avanti e ha cominciato a frequentare altri devoti, perché ha detto, ma per me era normale essere così. Non è che io devo pensare, non devo mangiare la carne, non devo fare questo. Dice, per me era normale. Dice, poi ho incominciato a vedere qualcuno invece che ha dovuto avercelo come regola, non fare questo. E dice, io ero un po' confuso, dice, perché io da ragazzino sono sempre cresciuto. E lui viveva non in una città, ma viveva in una zona, in un villaggio, grande, ma comunque un villaggio. Ha detto, per me era normale, cioè i miei amici non facevano queste cose, non è che dovevamo ricordarcelo. Invece dall'altra parte abbiamo un ragazzo, che tra l'altro è un ragazzo anche sincero, dice no, troppe regole perché vanno a che cosa? A minare quelli che sono i tuoi stili di vita. E queste regole così in realtà cosa servono? A buttare fuori questo veleno e farti arrivare ad un punto in cui tu dici ma che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo arrendere. E vedete queste 101 teste di Kalia in realtà rappresentano tutte queste problematiche. Dove noi ne risolviamo una, paf, l'altra viene fuori e vuole mordere. In realtà la causa delle cause, perché poi, vedete, oggigiorno c'è un gran parlare di tutto, sicuramente il mondo non sta andando bene, no? Tra problemi, virus, pandemie, e guerre, e non solo, perché... Queste sono le cose che stanno catturando l'attenzione generale, ma in realtà ce ne sono migliaia di altre che sobbollono qui sotto. Pensate, l'altro giorno leggevo che ad esempio le microplastiche ormai sono arrivate ovunque, quindi anche quando noi ci beviamo l'acqua del rubinetto in realtà stiamo bevendo delle microplastiche. E uno dice, vabbè, cosa ci posso fare? Ma niente,
poi non ti lamentare se poi i tumori aumentano altre cose. Oppure leggevo, ad esempio, per chi mangia i pesci, che ad esempio i crostacei oggigiorno sono quasi tutti pieni di tumori, quasi tutti. Quindi quando tu ti mangi un animale che esteticamente ti sembra in buona salute, ma in realtà è profondamente infetto, è chiaro che continui a buttare all'interno di te stesso delle schifezze e così via. Qualcuno ha fatto il calcolo che se prendessimo una persona che viveva 500 anni fa sul pianeta Terra e lo portassimo oggigiorno qua, questo nel giro di poco morirebbe, perché l'aria è talmente inquinata che non ce la farebbe a stare. Quindi c'è tutto un pacchetto, una situazione che non è positiva, non è bella, non va bene. E quando qualcuno dice miglioriamo, non può migliorare. Purtroppo non può migliorare, perché noi siamo in Kali Yuga, e Kali Yuga ha un effetto devastante. Andrà a peggiorare la situazione. E dice, ma dov'è la causa di tutto questo? Perché vedete, poi ognuno cerca i movimenti per la difesa dell'ambiente, questo, che non dico che siano sbagliati, ma la causa del problema qual è? Perché se noi non rimuoviamo la causa, questo spus continuerà a buttare fuori e noi non arriveremo mai al sangue che a un certo punto ha pulito questa ferita. Ed è interessante vedere dove noi le cause le conosciamo da sempre. In realtà tutta la filosofia, la cultura vedica ce lo dice da sempre quali sono le cause. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsara. Cosa sono? Traducendoli in italiano. Kama. E Kama è il desiderio, la sfera del desiderio. Dove questo desiderio che noi abbiamo è trasformato in quella che viene definita lussuria. Allora, lussuria per le cose grossolane, che va da quella più grossolana, quella banale, diciamo così, che è l'attrazione verso un'altra persona per averne un godimento sensoriale. Quindi parte da questa confusione. Oppure il possedimento di cose, cioè pensare che desidero degli oggetti, desidero delle cose, queste mi possono procurare felicità. Pensateci, non c'è una persona che, anche se è piena di oggetti, piena di tutto, può a un certo punto dire io sono felice. Adesso c'è un grande parlare del Medio Oriente, del Qatar, ci sono i mondiali di calcio, c'è questo, sono venute fuori storie di corruzione pazzesche. Ci sono soldi lì dentro. Nel momento in cui ci sono soldi si generano tutta una serie di richieste da parte delle persone. E se voi andate a vedere questi personaggi, che sono quelli che adesso è venuto fuori, che stanno corrompendo gente a destra e a sinistra, sono così ricchi che però la loro ricchezza non sembra non avere mai fine, il loro desiderio di avere, il desiderio di accumulare, sembra non avere mai fine. Leggevo una volta che c'era uno sceicco che praticamente aveva un'auto lussuosa, tipo Ferrari, queste qua, per ogni giorno dell'anno. E ognuno aveva un colore diverso. E poi si differenziavano ancora con tutta una serie di cose. Allora uno dice, poi c'aveva ovviamente elicotteri, jet, questo e quell'altro. Se tu fossi soddisfatto dal possedere delle cose, non avresti bisogno di continuare ad accumularle. Solo che quando manca la visione spirituale, tu pensi che praticamente avendo di più, accumulando di più, tu sarai più felice. Ma in realtà queste persone sono completamente ubriacate da questa situazione. Ma se tu vai in profondità a vedere, sei felice? No, perché loro stanno semplicemente continuando a pensare ancora a accumulare, accumulare, accumulare. E questo genera, vedete, Kama, questa sfera del desiderio incontrollata, che poi ad un livello più sottile diventa il desiderio di fama, di riconoscimento, di prestigio, perché poi sono queste persone che a un certo punto, oltre che avere soldi, oltre che avere possedimenti, vogliono anche farlo sapere a tutti gli altri. E così la gente possa andare da loro e dire ah, wow, sei tu che sei bravo, e hanno un sacco di amici finché hai soldi. Quando togli i soldi di mezzo gli amici scompaiono, cioè sono più improvvisamente. Sentivo l'altro giorno un attore che faceva delle battute, no? E lui dice sai, più diventi famoso più hai amici, sono tutti che vengono a te, ma non ti ricordi di me, ci siamo visti una volta, tutti amici sono.
Ecco, poi nel momento in cui inizi il declino, gli amici incominciano a diminuire fino a che ti ritrovi da solo. O però ti ritrovi, se vai con l'amico o con l'amica, che era quello lì che non gli importava se tu avevi i soldi o no. E da questo, capisci, nasce questa collera, chiama croda, questa collera incontrollata, per cui uno non è contento mai di niente, le persone non gli vanno bene, vuole controllarle, a volte chi in una maniera molto grossolana, chi in una maniera sottile. Poi abbiamo l'avidità, questa avidità di continuare a possedere. Io non riesco a controllare la sfera del desiderio, quindi voglio continuare, avere cose, possedere cose, controllare persone. Questo concetto che non ha mai fine. Questo perché? Perché tu non riesci in partenza a controllare la sfera di kama, del desiderio. Perché se tu invece lo mettessi al suo posto, non avresti bisogno, non cadresti in queste trappole. E questo è tutto il veleno che viene fuori. Dopodiché cosa viene fuori? Questa moha, questa illusione. Io non ho chiaro le cose come vanno. Allora, quello che dicevo prima, ripeto molte volte, se voi prendete una persona, diciamo, normalmente inserita in una società e gli chiedete la vita che stai conducendo, dove stai andando, cosa stai facendo, che senso ha in un contesto più ampio, non vi sa rispondere. Non vi sa rispondere perché è completamente presa da questo meccanismo. L'illusione è diventata la realtà. Quindi il fatto di vivere in un determinato contesto, vivere in una società, vivere in un ambiente malsano. Io sono tornato adesso dall'India, ragazzi, ma è tosta lì, Serena è appena tornata, sta diventando sempre peggio. Città da 25 milioni di abitanti, 27 milioni di abitanti, sono luoghi demoniaci. Cioè, voglio dire, dove Dio scompare completamente. C'è un altro Dio. Noi diciamo spesso che Dio ha tanti nomi, no? Krishna, Govinda, questo e quell'altro. Lì erano sostituito con un altro Dio, che è il Dio denaro, che ha tanti nomi anche lui, dollari, euro, rupie, eccetera. È sempre lui. È questo meccanismo che porta la gente a pensare che quella sia la realtà. Allora, pensare di diventare importante, diventare famoso, avere i soldi, avere questo. Questa confusione genera quest'altra problematica. A quel punto viene fuori l'orgoglio. Vedete, a volte ci scontriamo con delle persone che hanno questo orgoglio profondo, che a volte si traduce in orgoglio nazionale, in orgoglio politico, in orgoglio di genere, e questo e quell'altro. È tutto frutto di questo pacchetto che viene generato dall'illusione. E questo alla fine sfocia in che cosa? In questa massaria. Massaria è l'invidia. L'invidia, cioè questa vedere qualcun altro e essere pronti a fare qualsiasi cosa per diminuire la posizione di quello o per prenderla, il nostro posto. Qui entriamo in un discorso molto ampio, perché pensate, questa invidia spesso ci porta a non essere lucidi. E sotto sotto ce l'abbiamo un po' tutti l'invidia, perché tutti quelli che sono nel mondo materiale ce l'hanno. Chi la non riesce proprio totalmente a controllarla, allora fa di tutto per poter tirare giù gli altri. Ma se noi non inseriamo una conoscenza, un aspetto spirituale, tutto diventa molto, molto confuso. Perché devo fare una cosa, perché non devo farla? E dipende dall'obiettivo dove tu vuoi andare. Tant'è vero che una delle prime cose che viene insegnata quando uno si avvicina alla vita spirituale è che il risentimento, la vendetta, l'invidia non sono sentimenti del devoto, devono essere rimossi. Quindi bisogna identificare questo veleno e poi, come dicevo prima, la pustola del pus, bisogna cominciare a schiacciarlo, farlo uscire. Altrimenti cosa succede? Tu perdi di lucidità. Perdi di lucidità, perdi di obiettività e vai in un altro tipo di illusione. Se tu non riesci a cogliere il punto. Allora quando tu vedi qualcosa, qualcuno, così, non riesci a cogliere l'insieme delle cose, ma sei completamente offuscato. Quella persona è più avanti di te, quella persona è più famosa di te, è più conosciuto di te. E invece di fare come fanno, come deve fare un devoto, che quando si trova di fronte a una persona che ha successo nella vita spirituale, cosa fa? E lui si mette a fare il servitore, das, das, anudas. Cosa fanno le gopi? Tutte vogliono vedere Krishna, tutte.
e fanno, come si dice, carte false per poter stare vicino a lui. Ma quando arriva Srimati Radharani, quando arriva qualcuna che è più avanti di loro, non nella gerarchia sociale, ma nell'offerta di amore, loro si mettono a servizio. Così dicono, qual è l'oggetto di tutto? Il nostro amato è Krishna. Quindi qual è il nostro scopo? Portare piacere a lui. E poi lui, di conto, di ritorno, porta piacere anche a noi. Ma l'obiettivo è portare piacere a lui. Quindi se c'è lei che è più brava di me a procurare piacere, wow, allora io la assisto e cerco di fare del mio meglio. Questo è il concetto che, se noi abbiamo una visione materiale, non c'è. Perché se tu hai successo, e io sono un tuo collega di lavoro, e questo mi dà fastidio. Allora io devo cercare di fare in maniera tale che tu possa avere meno successo, in modo che io possa prevalere nei tuoi confronti e prendere il tuo posto. A livello spirituale questo non succede, cioè non dovrebbe succedere. Diciamo così, dovrebbe esserci un altro tipo di mentalità. Allora, vedete come questo Kaliya, che continua, perché poi le modalità con cui si manifestano queste le problematiche, qui lui aveva 101 teste, dice il Bhagavatam, no? E sono 101, diciamo così, per non dire molto di più. Perché non è che questi sei aspetti che sono la causa dei problemi del mondo. Pensate, se voi togliete l'illusione, se voi togliete la collera, la sfera del desiderio incontrollato, l'invidia, l'avidità, sparirebbe tutto. Stamattina leggevo di Prabhupada che diceva queste grandi aziende che stanno, in un certo senso, portando il cosiddetto benessere nel mondo, stanno portando una concezione materiale e stanno togliendo Dio. Questo perché? Non perché uno è contro il cosiddetto progresso, ma dove vai a finire? Dove ti porta tutto questo? Ha un senso? Ha una logica? Pensate ad esempio una cosa che tutti siamo abituati a prendere con grande facilità, i trasporti aerei. I trasporti aerei hanno rivoluzionato il mondo. Adesso, una volta per andare in India ci mettevi un mese e mezzo, perché l'aereo, cioè, pochi se lo potevano permettere, no? Dico bene chi ha qualche anno in più. La prima volta che sono andato ci ho messo 19 giorni. C'era il bus, una volta c'era addirittura. C'era il bus, faceva Amsterdam Daily, il Magic Bus lo chiamavano. Magic perché non c'era solo il viaggio, c'era anche qualcos'altro in mezzo. Era un bus di linea questo, eh? Non era una cosa che così, era proprio di linea, faceva tutta la via. Oggigiorno non impossibile, guerre, però perché l'aereo costava molto, quindi quello diceva, vabbè, ci metto 20 giorni, un mese, però in qualche maniera me la riesco a farla. Tu hai l'aereo che ti consente di velocizzare, quindi ha cambiato anche il mondo, se volete, ha cambiato il mondo. Oggigiorno noi la velocizzazione delle comunicazioni, dei trasporti, eccetera, ha trasformato tutto. Adesso prendiamo un aereo a 20 euro. No? Prendiamo un aereo. Cioè è una cosa quasi inconcepibile. Questo cosa ha portato? Perché tu prendi l'aereo? Il concetto di fondo è questo. Perché tu prendi l'aereo? Per fare cosa? Non è quindi di per sé buono o cattivo il mezzo, anzi, se faciliti la comunicazione, in un certo senso è addirittura meglio, no? Aspetta, i devoti, ad esempio, la Ryanair che ha i prezzi più bassi, i devoti l'hanno soprannominata Narayanair, no? Perché dice questa è Narayana che ci permette di andare a poco costo in giro. Motivo qual è? Per andare a che cosa? Cadere ancora di più nell'illusione? Per fare altro. Pensate ad esempio, ma non è, io non sto dicendo come critica, se sei contro tutto così. Pensate ad esempio un viaggio che uno faceva. Una volta la gente faceva un viaggio perché voleva incontrare delle culture, voleva incontrare delle persone, voleva incontrare dei luoghi, eccetera. Questo concetto del viaggiatore, e non sto parlando di cose spirituali, è molto ridimensionato, se non devo dire quasi scomparso. Adesso la gente vuole mettere dei timbri su un passaporto, poi semmai non ci ha capito niente. Un giorno, questa è una storia vera, ero in un aeroporto, avevamo uno scalo e c'era una ragazza che era lì che stava insistendo con i funzionari della dogana perché voleva che gli mettessero il timbro sul passaporto. E questa gli continuava a dire, ma tu sei in transito, non ti posso mettere il timbro sul passaporto.
alla fine ha fatto che questo qua gli ha messo qualcosa, insomma, perché lei così poteva dimostrare che era stata in quel paese, dove c'è stata 2 ore, no? E adesso voglio dire, non è che questa ragazza aveva le sue idee, però capite, tutto è un pacchetto che ci porta ad avere una grande illusione. E queste non sono cose che spuntano adesso, queste sono cose che il Bhagavatam ci dice da migliaia di anni. Quindi se noi vogliamo andare a rimuovere queste problematiche, dobbiamo iniziare a lavorarci seriamente. Krishna è fondamentale, perché Kaliya senza Krishna non lo sconfiggeva nessuno, neanche Garuda. Ok, quindi l'abbandonarsi a Krishna è fondamentale, cioè lui danza sulle teste, lui risolve il problema e noi vediamo che quando lui, Kaliya, libero dal veleno, e questo è un concetto molto importante, perché i problemi ci assillano, ma noi abbiamo il problema di avere i problemi. La persona è una persona che è stata condizionata dal problema. Una volta in cui viene liberato dal problema, in questo caso qua dal suo veleno, Kaliya, la persona poi può addirittura entrare in connessione con Krishna. E questo è un grande messaggio di speranza. Perché quando Kaliya capisce il punto, dopo aver buttato fuori il veleno, a un certo punto lui si abbandona. Altrimenti, se avesse continuato, sarebbe andata peggio. Nel senso, lui avrebbe dovuto lasciare il corpo, che poi non era così male, perché ucciso da Krishna, insomma, non è che vai a finire male, vai a finire bene. Però questo è un insegnamento profondo, ci fa capire che nel momento in cui noi ci liberiamo di tutte queste cose indesiderate, a quel punto noi siamo pronti. E lo facciamo con l'aiuto di Krishna. Quindi se pensiamo di farcela da soli, già vi dico che è impossibile, non è che lo dico io, lo dicono gli acciari, lo dicono i testi sacri, Krishna stesso lo dice. Questo oceano materiale è insormontabile, non ce la puoi fare. Anche il più grande nuotatore del mondo lo metti senza assistenza, perché c'è stato anche chi ha fatto l'Atlantico nuoto, però con dell'assistenza, una barca di assistenza, senza questo dopo un po' muore. Krishna dice, per chi si abbandona a me, tutto questo oceano diventa grande come l'acqua contenuta nell'orma dello zoccolo di un vitello. Quindi a quel punto chiunque lo può scavalcare, perché c'è lui di mezzo. Quindi se noi vogliamo, consapevoli di queste che sono le problematiche di fondo del mondo, vogliamo superarle, il percorso è quello spirituale. Ecco perché uno poi, come dicevo prima, ti circondi di regole, di quello e di quell'altro, per alzare il tuo livello. Dopodiché, quando il tuo livello è alto, che inizi ad avere una visione più chiara di come funziona il mondo, allora a quel punto riesci ad andare nella direzione giusta. Altrimenti sei perso nell'illusione, in queste 6 mali che sono la radice di tutto. Jai, Srila Prabhupada, chi? Abbiamo un paio di minuti, se c'è qualcuno che ha domande, commenti, riflessioni. Microfono. No, in questo sloka che abbiamo letto, e qui si capisce subito che è come un demone, una persona che non si vorrà arrendere mai a Dio, anche se tanti gli hanno parlato che c'è Dio. Poi Krishna stesso deve venire per conciarlo in questa maniera, perché il falso ego di Kaliya ha capito solamente che era Dio quando non riusciva a combatterlo, quando non riusciva a stargli dietro, la sua forza era troppa. Allora ha detto, no, questo qui deve essere uno più grande di me. Ma solamente per quello, altrimenti non si sarebbe mai arreso. E nonostante che era sanguinante e stremato, è scritto che ancora una volta tentava di alzare ancora la testa e Krishna ancora lo calpestava. E no, questo è il classico di una persona che non si arrenderà mai a Dio e deve venire qualcuno per schiacciarlo in quella maniera. A volte ci vuole anche questo sistema. Adesso o lo facciamo con gli omaggi oppure in quella maniera.
C'è la natura materiale. Krishna interviene solo quando ci sono grandissimi demoni, grandissimi yogi che poi hanno... Perché normalmente non è necessario tutto questo. Basta le dinamiche del mondo. Queste già ti abbassano e a volte non è sufficiente semmai un'esperienza, se hai bisogno di tante, bisogno di riprendere nascita. Per quello che il samsara è difficile. In realtà abbiamo dei momenti di godimento e tante batoste, no? nelle nostre vite. Quindi non è, il punto non è che sono delle vite strutturate per farci soffrire, è che ci sono degli insegnamenti. Il problema è se tu non riesci a cogliere l'insegnamento, e allora se ti dicono guarda che ti bruci, ti bruci poco, ma tanto fa, e poi alla fine ti bruci di più, finché a un certo punto impari. E così succede nella natura materiale. Prego. No, io volevo dire una cosa, cioè sul fatto del sanguinamento, sul fatto che dicevi del sanguinamento, è proprio una cosa che sto passando, perché una risoluzione sta venendo fuori, però non si stabilizza sul plesso solare, su questa parte, sai, gastrica. C'è del sangue che esce, quindi fatto, però poi ritorna quel fatto della rivalsa, della vendetta, dell'affermazione di sé, dici no, ho ragione così. Invece certe volte è meglio dire, anche se hai ragione, dice, l'altro dice hai ragione tu, pure se non hai ragione, per stare più tranquillo. Ed è la parte proprio del passo che abbiamo parlato oggi, che mi ci rivedo molto, che è quella parte risolutiva però che si deve stabilizzare in un certo senso. Quindi sì, è caduto proprio. Grazie, già Shila Prabhupada, chi? Yeah.